Oramai il Natale è alle porte, siamo già immersi in tutti gli addobbi natalizi, vediamo vetrine, alberi, lucine dappertutto, ma per chi vive il Natale con lo spirito cristiano il vero segno è quello del presepe. Il presepe è chiamato da Papa Francesco nella sua lettera, infatti, segno mirabile ed è un segno di rinascita, del miracolo della vita, un segno di speranza nel futuro e dell'amore di Dio per noi. E per noi è un momento nel quale possiamo trovare saggezza e amore verso il prossimo. Sempre nella sua lettera, Papa Francesco ci dice che il presepe non è importante che sia costoso o fatto con dei materiali particolari, ma qualsiasi materiale va bene, basta legarlo a un po' di fantasia e possiamo ottenere dei piccoli capolavori bellissimi, pur mantenendo intatto il messaggio che dà. E infatti qui alla mostra di Presepiando i ragazzi del catechismo hanno utilizzato oggetti e materiali che non sono usuali per i presepi e addirittura impensabili, e hanno tirato fuori dei presepi bellissimi, pur mantenendo infatti intatto il messaggio che veniva richiesto dal tema dato dal nostro Vescovo Giovanni, la Sacra Famiglia nelle nostre famiglie. E appunto il Papa ci dice sempre nella lettera di fare il presepe nelle famiglie, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, tutto dove ci sono delle comunità di persone, e la famiglia è il luogo principale dove si svolge questa tradizione, perché è bello fare il presepe in famiglia, è un presepe che viene fatto insieme ai nonni, insieme ai genitori, e un tirar fuori le statuine dopo un anno che sono state messe via, dargli una posizione, e ognuno ha la statuina quella preferita. Le statuine hanno degli aneddoti, delle storie, chi l'ha regalata, chi l'ha comprata. Nel contempo si può anche raccontare ai ragazzi e fare un po' di catechesi con la natività del Vangelo. E poi vengono fatte le montagne, c'è il deserto, la neve con i fiocchi di cotone, quindi c'è anche un convivere quasi miracoloso di ambienti diversi, e questo insieme a persone che lavorano, a contadini, a pastori, che rappresentano un po' il nostro quotidiano, che rappresentano un po' la nostra storia. Quindi anche questi presepi, immergersi nella nostra storia e portarla avanti con la tradizione. Quindi ci auguriamo che tutti quanti seguano il consiglio di Papa Francesco e di vedere presepi ovunque.